Ciao a tutti e benvenuti, sono Antonio Guerrera e sono qui per illustrarvi brevemente la mia tesi di laurea, il cui obiettivo è capire quali sono le cause e le criticità che ha la tecnologia dell'utilizzo di esplosivi nell'ambito delle demolizioni nell'essere applicata. Perché è così diffusa in tutto il mondo e perché in Italia se ne sente poco spesso parlare e non ci sono corsi di laurea specializzanti e formazione adeguata rispetto a questo. Non scenderò nei particolari della tecnologia stessa, anche se sarebbe stato molto interessante, ma appunto scenderò più in profondità per capire come mai, anche se probabilmente c'è una tecnologia migliore, essa potrebbe non venire applicata. E questo è un discorso che è facilmente estendibile ad altri settori. La demolizione è probabilmente una delle parti più interessanti dei lavori di costruzione. Man mano che costruiamo più strutture arriva un punto in cui dobbiamo demolire quelle vecchie per motivi di sicurezza o per fare spazio a nuovi edifici. Poiché il settore delle costruzioni continua a crescere, si prevede che i lavori di demolizione cresceranno di un tasso del 3,3% fino al 2022. Ma cos'è esattamente una tecnologia? La definizione di tecnologia è il settore di ricerca che coinvolge più discipline tecniche ai fini di trovare tutto ciò che può essere funzionale ai fini di risoluzione di un problema. Ok, ma oggi qual è? Come viene ricostruito un edificio una volta diventato non utilizzabile per un diverso uso, obsoleto e pericolante? Andiamo a vedere quali sono le tecniche conosciute ad oggi. Gli sviluppatori e gli esperti di demolizione osservano diversi fattori quando decidono come demolire un edificio. Tra le altre preoccupazioni considerano l'area in cui si trova l'edificio, i materiali da costruzione primari, lo scopo della demolizione e come smaltire i detriti. I metodi di demolizione possono variare da un'esplosione a uno smantellamento attento, pezzo per pezzo, ma in un ambiente urbano affollato, qualsiasi tecnica deve essere sicura per l'equipaggio, gli edifici circostanti e le aree pubbliche. Quindi ho effettuato una comparazione basandomi su questi parametri per capire perché la demolizione con esplosivo può essere un'ottima soluzione. Il metodo più conosciuto ad oggi, anche se superato, è la palla demolizione. Detta anche demolizione con palla da demolizione o demolizione con grua sfere, è uno dei metodi più antichi e più comuni per la demolizione degli edifici e viene generalmente utilizzata per strutture in calcestruzzo o altre strutture in muratura. La pala demolizione, che pesa circa 6 tonnellate, è sospesa su un'attrezzatura pesante, su un cavo, una gru alta. La palla viene lasciata cadere o fatta oscillare nella struttura, schiacciando semplicemente l'edificio con colpi ripetuti. Necessita di operatori di gru altamente qualificati ed esperti perché la fluidità del controllo e l'oscillazione della palla è fondamentale, poiché mancare il bersaglio può ribaltare o sovraccaricare il braccio della gru. Le dimensioni dell'edificio che possono essere demolite con questo metodo sono limitate dalle dimensioni della gru e della sala di lavoro, compresa la vicinanza di aree elettriche. Crea una grande quantità di polvere, vibrazioni e rumore e gli operatori qualificati richiesti sono pochi e i tempi sono abbastanza ridotti. Questa tecnologia è raramente utilizzata a causa dei rischi a cui si può incorrere. Non è possibile tenere ancora in considerazione questa tecnica perché si ritiene completamente superata dopo l'invenzione degli scavatori idraulici e braccia ad alta portata. Ad oggi, uno dei sistemi più utilizzati specialmente in Italia è il braccio ad alta portata. La demolizione con braccio ad alta portata viene generalmente utilizzata su edifici che raggiungono un'altezza di oltre 20 metri, quindi circa 6 piani. Questo metodo prevede una macchina base come un escavatore, dotata di un lungo braccio di demolizione, costituito da tre sezioni e un braccio telescopico. Uno strumento di demolizione come un frantoio, cesoie e un martello pneumatico attaccato all'estremità del braccio e viene utilizzato per rompere l'edificio dall'alto verso il basso. La macchina rimuove i pezzi grandi di dimensioni delle strutture, l'equipaggio a terra rompe i pezzi e li ordina per lo smaltimento. La demolizione del braccio adattato allo sbraccio viene utilizzata su strutture in cemento armato, muratura, acciaio o materiali misti ed è considerata più sicura della tradizionale demolizione con palla per la demolizione di edifici alti. Il contro di questo sistema sono i tempi di demolizione che vanno dal mese in su, quindi espongono gli operatori a maggior rischio. Le vibrazioni sono ridotte, ma il rumore e le polveri durano per tutto il tempo dei lavori. Terzo metodo di demolizione più utilizzato è la demolizione selettiva. Questo tipo di demolizione sta guadagnando popolarità perché consente ai costruttori di riutilizzare o riciclare i materiali dell'edificio. La demolizione selettiva interna ed esterna di legno, mattoni, metalli e cemento consente il riciclaggio e l'uso futuro in nuove strutture, fondendo il vecchio con il nuovo. Con l'aumento dei costi delle discariche, questo metodo è generalmente più economico della demolizione tradizionale e contribuisce ad un ambiente più sano. L'obiettivo principale di questo metodo è recuperare la quantità massima di materiale primario riutilizzabile,
e secondario riciclabile in una procedura sicura ed economica. Tuttavia il processo è ad alta intensità di lavoro e può essere molto difficile da realizzare in un modo tempestivo ed economico per gli edifici a struttura leggera. È una buona alternativa se non si ha la necessità di ricostruire velocemente nella stessa impronta dell'edificio, ma è sicuramente improbabile scegliere questa tecnica di demolizione se l'edificio è pericolante. Quarta ed ultima tecnica utilizzata è la demolizione controllata con l'utilizzo di esplosivi. Implica l'uso di esplosivi per eliminare i supporti verticali primari di un edificio, facendolo crollare. La forza di gravità in questo caso fa la gran parte del lavoro. E ci sono due tecniche principali di abbattimento. Falling like a tree. Questo metodo di abbattimento è principalmente applicato per strutture edili osservatori. In questo caso l'edificio viene fatto cadere come un albero lateralmente, banalmente indebolendo gli elementi verticali dal lato in cui si vuole far cadere l'edificio. Questo è disponibile altro spazio adiacente all'edificio, si predilige questo sistema perché rende più semplice e veloce i lavori di sgombero. Falling into its own footprint. Quando gli spazi liberi sono disponibili intorno agli edifici, non sono disponibili intorno all'edificio e la struttura intorno all'edificio deve essere protetta, viene utilizzato questo tipo di demolizione. Gli esplosivi sono posti nel pavimento sotto la parte centrale dell'edificio, cercando di far collassare l'edificio verso il centro della struttura. Quando l'edificio è alto si dispongono anche delle cariche al centro per far sì che anche la parte alta si frantumi. Il posizionamento delle cariche esplosive e la sequenza di detonazione sono fondamentali per una demolizione efficace e sicura. L'implosione viene spesso utilizzata per demolire grandi strutture nelle aree urbane. Per una demolizione di successo, gli equipaggi dei T-Blaster analizzano un set completo di progetti strutturali per identificare i componenti principali dell'edificio e determinare se altre aree devono essere fatte saltare, oltre a quelle identificate nei progetti. Quindi determinano il tipo di esplosivo da utilizzare, la quantità, dove posizionarli e come programmare la loro detonazione. Abbiamo visto le quattro tecnologie più conosciute nelle demolizioni. Per fare un'analisi di queste tecnologie ho considerato i fattori comuni. Come ho detto prima, i fattori più importanti a parità di risoluzione del problema sono tempo, costi e sicurezza. Perché è importante il fattore tempo e perché può influire molto sulla scelta della tecnologia adatta? Il fattore tempo è il fattore più importante perché influisce sugli altri due in modo diretto. Nel primo caso è facile capire che più lunghi sono i tempi, più si alzano i costi per l'equipaggio, macchinari e potrebbero anche rallentarsi i tempi per un'eventuale ricostruzione. Nel secondo caso vediamo come il fattore tempo appare nella formula del rischio, nel parametro FOP, frequenza o periodo. Quindi più è lungo il periodo in cui qualcuno può essere soggetto a un evento indesiderato, maggiore è il rischio. Nella demolizione con bracci i tempi possono andare oltre 90 giorni per strutture di grande cubatura e nella demolizione con esplosivo, a meno di casi particolari, una volta ottenuti i permessi in medio serve una settimana, un genere da un quinto a un decimo rispetto ai tempi di demolizione tradizionale con braccio. Per la demolizione selettiva i tempi sono ancora più lunghi, per questo questa tecnica è poco utilizzata, soprattutto quando si demolisce un manufatto pericolante oppure una nuova costruzione. I costi per la demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, per qualsiasi altezza, va dagli 11 ai 15 euro al metro cubo, calcolato vuoto per pieno. Per avere un'idea, per demolire un edificio di media altezza tra i 4 e 5 piani con impronta a terra di 200 metri cubi, costerebbe tra gli 11 e i 16 mila euro, escluso il trasporto in discarica e i costi per lo smaltimento. Dato che i costi per lo smaltimento sono quelli, l'unico modo per risparmiare sul costo della demolizione è nel scegliere la tecnica più vantaggiosa. Secondo i dati forniti dalle aziende più affermate nel settore, anche grandi ditte specializzate in demolizione, che hanno la possibilità di operare su tutte le tecnologie esistenti, affermano che il rapporto dei costi tra abbattimento con esplosivi e demolizione meccanica varia da un quinto a un quindicesimo, quindi da 5 a 15 volte tanto. Perché la demolizione con esplosivi è più sicura? Perché si può applicare sempre. Innanzitutto c'è da considerare che in un cantiere di demolizione con l'esplosivo i controlli delle autorità rendono molto difficile l'adempimento delle disposizioni di sicurezza sia per l'impresa che per i civili. Al contrario di quello che si possa pensare, non ci sono rischi che non si possano mitigare in questo caso. Tra i rischi presenti in un cantiere di demolizione sono diverse categorie di rischio comuni a tutti i cantieri che però non dipendono dall'utilizzo di esplosivo o meno, per cui la cui prevenzione attraverso l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale.
Analizzando invece la categoria dei rischi, che rappresenta ed ingloba la totalità dei rischi derivanti dall'avvenuto innesco e quindi dall'avvenuta detonazione degli esplosivi utilizzati, escludendo eventi inquadrabili nella negligenza, imprudenza ed imperizia da parte delle maestranze, nonché delle attività di sabotaggio legate ad attività criminali o di terrorismo, i rischi indotti sono principalmente quelli derivati da produzione di polveri, il cui eccesso potrebbe intasare griglie e filtri di areazione e ventilazione, la cui mitigazione dell'effetto indesiderato tramite aspersione di acqua e sua nebulizzazione attraverso il corretto utilizzo di cannoni nebulizzatori, il lancio di proiettili, le cui proiezioni, la cui balistica potrebbe arrecare danneggiamenti alle cose e lesioni di gravità variabile alle persone, la cui mitigazione mediante l'utilizzo di opere di difesa passiva, quali reti metalliche e teli di protezione in corrispondenza degli elementi strutturali minati. Trasmissione di sollecitazioni meccaniche indotte dalla dinamica del crollo e l'eventuale eccessiva trasmissione di sollecitazioni meccaniche si mitiga con efficacia attraverso la creazione di argini e cumuli di materiale sciolto mediante attività corollarie di scavo e movimento terra. La trasmissione meccanica dell'onda di sovrappressione aerea prodotta, detta air blast, in cui in presenza di superfici vetrate e strutture in muratura fortemente danneggiate, in estrema decenza potrebbe avere effetti lesivi. In questo effetto indesiderato viene mitigato con l'estrema efficacia attraverso la corretta scelta di quantitativo e qualitativo di materiali esplodenti da impiegare, nonché adottando accorgimenti banali, quali ad esempio invitare i vicini più prossimi a tenere leggermente aperte le finestre, chiudendo di contro i relativi infissi oscuranti. Appare ora maggiormente evidente quale sia primaria l'importanza ai fini di pianificazione della sicurezza, l'esecuzione di una corretta valutazione dei rischi indotti nell'utilizzo dei materiali esplodenti, al fine di poter predisporre adeguati piani di sicurezza, i quali potrebbero garantire totale incolumità di persone e strutture a seguito delle attività cosiddette di brillamento sparo. Riepiloghiamo. A questo punto abbiamo visto che effettivamente per ogni aspetto rilevante che si può considerare, la demolizione controllata con l'utilizzo di esplosivi è più conveniente e la riprova sta nel fatto che nel resto del mondo è una pratica comune. Ma ci sono altri fattori che non dipendono dall'efficacia della tecnologia, ma ugualmente ne limitano l'applicazione nel nostro paese. Nell'ambito dell'ingegneria civile ed industriale, gli interventi di demolizione e di ricostruzione sono spesso considerati non solamente in virtù della loro invasività, nonché irreversibilità, quanto mai in accezione negativa. Infatti, l'estrema specializzazione richiesta, le numerose problematiche presenti sia in fase progettuale che operativa e l'attuazione di particolari misure di sicurezza che ne impediscono la visibilità all'esterno dei cantieri, hanno da sempre creato attorno a questa tipologia di interventi un forte alone di curiosità e incertezza, amplificato da un purtroppo esistente e profonda ignoranza tecnica in merito, la quale trasversalmente accomuna pubbliche amministrazioni, professioniste ed imprese di costruzione nell'approccio alla voce appunto demolizioni complesse. Inoltre, la pressoché totale assenza nel nostro contesto sociale e politico di una cosiddetta cultura della demolizione ha sempre relegato tale attività e il suo modus operandi ad un livello inferiore di importanza, catalizzando quindi l'attenzione e conseguentemente i percorsi di formazione e specializzazione tecnica verso altre applicazioni nell'ambito dell'ingegneria. In un panorama povero di attori veramente competenti in materia, lo sconforto di chi è specializzato in tali tipologie di interventi deriva infatti dal trovarsi costantemente esaminato, giudicato e supervisionato da figure incapaci. Il caso studio che ho scelto è la demolizione del viadotto di Genova di Morandi, e dall'analisi è risultato che l'impresa che è stata incaricata della demolizione del ponte è una delle imprese di settore più conosciute in Italia, con sede a Piacenza, a 150 km da Genova. Inoltre, le tempistiche per i permessi sono state abbreviate per emergenza e, dato che si trattava di un manufatto importante per la viabilità della città, si è sicuramente optato per la strada più veloce. In conclusione, anche se esiste una tecnologia più funzionale di un'altra, diversi fattori possono minarne l'applicazione. Il fattore comune, a parer mio, è l'informazione. Se ci fosse un percorso didattico di formazione e più informazione tra la popolazione italiana, sarebbe più sensibile ad approcciare all'innovazione. Immaginate cosa vorrebbe dire sfruttare una tecnologia del genere e risparmiare un sacco di tempo e soldi pubblici. A mio parere, chi investe tempo in questo settore sarà
tra i pionieri di questa tecnologia ed è solo questione di tempo che diventi compresa e applicata frequentemente anche nel nostro paese. Uno dei miei mentori diceva: per avere di più di quello che hai, devi diventare più di quello che sei.